Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sopra Gandino e ci dirigiamo al Monte Farno per poi proseguire al rifugio Parafulmine. Qui alle mie spalle, come vedete, c'è il parcheggio, un ampio parcheggio dove c'è da prendere il gratte sosta e si prende nei negozi in centro, mi sa 2,50 euro o 3 euro. Mentre si parte, questo qua è il parcheggio e ci sono dei tavoli da picnic. Se avete dimenticato di riempire a casa la borraccia o cose così, c'è una fontanella. Ah, ecco che c'è il cartello. Gratte sosta per Montefarno, acquistabile nei negozi in centro. Segue il sentiero 545 e si va. Ah, guardate qua. Sentiero 545 per Montefarno. Pezzo formico. 1285-1636. Rifugio Parafulmine, rifugio chiuso. 1536, un'ora e mezza da... Si prosegue, andiamo di qua. Qui ragazzi c'è un bar ristorante, 1250 metri, e qui si divide, possiamo andare sia dritto che a sinistra. A sinistra sempre 545 arriviamo là in alto e dopo ci congiungiamo con il sentiero invece di qua. Sono sempre due mulattiere e adesso vediamo cosa fare. Quella cosa rotonda che voi vedete, che è sul percorso, è una gabbia che una volta usavano per catturare gli uccelli e per mangiare, in poche parole. Mettevano dei falchi finti, tutti gli uccelli entravano dentro ed era circondata da reti e non potevano più uscire. Adesso la usano principalmente per gli allevamenti. Comunque il sentiero, sono due sentieri ma sempre mulattiere. Sentiero 545, mi raccomando, adatto a tutte le famiglie questo sentiero qua. Noi abbiamo preso quello di sinistra, che adesso è così, con un po' asfaltato, un po' no. Dopo si dividerà. Fuori dalla mulattiera dopo, molto più bello ovviamente, sempre adatto per le famiglie, c'è questo sentiero che è sullo sterrato ovviamente, guardate qua, molto bello, ben battuto, c'è sempre da stare attenti, però è bello. Noi dovremmo andare là dietro che c'è il rifugio Parafulmine. Questo qua è un piccolo specchio di panorama molto bello, con qualche chiazza bianca di neve, ed è spettacolare. Ragazzi, sto testando un paio di calze che mi ha mandato l'Oxego, che è fabbrica trentina, molto valida, che adesso le sto testando e ce le ho su. È una cosa, le consiglio non perché me le hanno inviate o queste cose qua, no, ma proprio perché sono veramente pazzesche. Traspirabilità, sono ergonomiche, poi hanno il rinforzo sul collo del piede, sul tallone e sulla pianta del piede, che non tutte le calze ce le hanno come queste, perché anche di altre marche ci sono, ma non sono comode come queste. La cosa fondamentale è che traspirano tanto, il tessuto è made in Italy e traspirano veramente tanto. Vi lascio qui sotto sicuramente il link in descrizione per acquistarle, cioè veramente comode. Allora, i sentieri sono tre. Uno è questo qui che vedete giù, che è una mulattiera adatta a tutti. Poi c'è l'altro, che è questo qui, è sterrato, e poi c'è quello lì che vai su. La zoomiamo, e quello è il Monte Farno. Questo qua è il pizzo formico. Abbiamo preso questa qui, molto semplice, sempre adatta a tutte le famiglie perché c'è meno dislivello, è naturalistica ovviamente, ma non come la salita al pizzo formico. Sconsiglio la salita
al pizzoformico se c'è pioggia o cattivo tempo, perché è molto sdrucciolevole, si scivola molto. Noi siamo, come ho detto, sul 545. Qui c'è il cartello pizzoformico da 40 minuti, come vedete qui, e si tiene su questa salita il 542 e si prosegue di qua. Noi però continuiamo ad andare di qui. Sul percorso troviamo una baita. Adesso andremo a vedere cosa ci sarà. Baita Cornei 1436. Wow, l'abbiamo trovata aperta, top. Di qua c'è un piccolo barrettino ma è chiuso. Qui vabbè, ci sono i distributori automatici. Poi di qua c'è, mi sa, uno spogliatoio, ma è tutto chiuso. Ok raga, siamo arrivati al rifugio parafulmine. È chiuso ovviamente, come vi ho detto. Guardate che bello che è. Sono i tavoli da picnic. Ecco qua. Sta qua è la vista. È la vista dal rifugio. Lì giù a basso c'è la pista di sci di fondo, quello lì è il pizzoformico. Allora, siamo arrivati al rifugio parafulmine. Sono 300 metri di dislivello in salita e 20 in discesa. Abbiamo mangiato, ovviamente chiuso il rifugio, e adesso siamo pronti per ritornare giù al parcheggio. E adesso siamo pronti per la discesa, raga. Quando imboccate questo sentiero, che è sempre il dove c'è la malga con dentro le macchinette, qui è il sentiero 445 sempre. Qui è la cartellonistica dei sentieri che ci sono. Noi abbiamo preso questo qui, siamo andati su 1440, 1470, rifugio parafulmine, 1536 metri. Se volete informarvi di qua di là, Valgandino, Sci Club, per fare sci. Dislivello 300 metri in salita e 20 in discesa, per cui è adatto a tutte le famiglie. Mi raccomando, ogni luogo ha il suo equipaggiamento. Bene raga, siamo tornati al punto di partenza. Abbiamo messo all'incirca un'ora e mezza ad arrivare su, senza passare dal pizzoformico e dal Monte Farno. Siamo andati direttamente col 545 sentiero al rifugio parafulmine, rifugio ovviamente chiuso perché siamo in zona rossa. E niente, se vi è piaciuto questo video lasciate un like qua sotto e niente, ci vediamo al prossimo video.